L'idea è nata soprattutto per una camminata nella città e quindi la deviazione dell'osservazione di come la vegetazione e le piante vivono all'interno di un contesto urbano. Collaboro con questa ragazza, Serena Cattaneo, lei si occupa di comunicazione, ma anche appunto, di rapporto tra uomo e spazio pubblico e spazio vegetato. Una camminatrice, lavora in un rifugio, ha un collegamento con la terra completamente diverso da me. Il mio collegamento è più mentale e più da cittadina, mentre lei ha un collegamento con lo spazio pubblico, con la natura completamente diverso, di chi vive quegli spazi per un lavoro, di chi vive quegli spazi con il corpo più che con la mente. Dovendo presentare il progetto di ricerca, quindi una fase che di solito non si vede mai nei progetti, abbiamo deciso di strutturare l'installazione come una passeggiata. Così come noi per ricerca attraversiamo gli spazi, induciamo le persone ad entrare nello spazio installativo e fare una passeggiata con un libricino in mano che li aiuta a capire che cosa stanno osservando. Essendo un progetto che si svolgerà poi in primavera nello spazio pubblico e coinvolgerà i cittadini, anche durante l'installazione noi chiediamo alle persone di interagire. Quindi tutto quello che c'è all'interno dell'installazione può essere toccato, spostato, osservato, letto, riscritto, annotato. Ci sono dei momenti in cui le persone possono in più interagire. Abbiamo realizzato dei box che sono fondamentalmente un gioco di livelli in cui le persone possono prendere il box, materialmente è un box, un quadrato che si prende in mano dove ci sono dei livelli e su questi livelli sono rappresentati fotograficamente, disegnati i vari livelli della città che sono la vegetazione spontanea, la vegetazione comunale, la vegetazione dei cittadini e la città. Chiediamo poi alle persone che vengono a visitare di rispondere a una domanda, sia nell'installazione oppure se non hanno tempo o voglia di rispondere lì, di rispondere a casa e di inviarci il materiale online. La domanda è: a che ti serve un acero? Lasciandoli liberi di rispondere come vogliono, di scrivere, di fare una fotografia oppure di fare un disegno. Abbiamo deciso di fare questo video in movimento, fatto di disegni animati, che rappresentano appunto una mappa di concetti, concetti che ritornano nell'installazione, nel progetto di ricerca, fatti soprattutto da parole chiave, di contributi che ci hanno inviato delle persone a cui noi abbiamo fatto riferimento durante il progetto di ricerca, artisti, curatori, cittadini a cui abbiamo chiesto di darci un contributo. Il progetto comunque ha anche una visione sul web perché chiediamo alle persone di darci dei feedback, di darci delle risposte, di farci delle domande. Nello stesso modo lo chiediamo online, che avviene in un modo completamente diverso, ci siamo accorti, avviene secondo sensibilità completamente diverse. L'ho presentato a Mitici sperando che questa volta in un festival si potesse aspettare i tempi della natura, perché è un progetto che indaga il rapporto tra uomo e pianta in contesto cittadino, per cui bisogna aspettare i tempi della natura. Qua al festival diciamo che la mia esperienza è stata un po' strana perché rappresentare appunto una ricerca, cioè rappresentare per immagini, rappresentare per cose visive è molto complicato, soprattutto se si parla di concetti come rapporto tra le cose, concetti che sono mentali e non tangibili, è molto difficile. Spero di esserci riuscita. Il Parco dei Talenti mi ha aiutato soprattutto nel trovare un equilibrio tra la parte reale, quindi la parte reale del progetto, che è proprio cioè la messa in opera di quello che poi sarà a primavera il progetto, la parte reale dell'organizzativa dell'installazione che c'è qui a Mitici, e invece la parte online.